Un luglio caldo, caldissimo, non solo dal punto di vista meteorologico. Il Covid fa ancora paura se si pensa all'impennata nella nostra regione. A luglio casi aumentati del 400%, in 2 settimane 40.000 contagiati e purtroppo non mancano le vittime. Notizia sempre confortante quando si parla invece di guariti 14.000. Ma il picco di luglio sembra essere superato. Il professor Paolo Fazzi, direttore dell'unità operativa complessa di microbiologia e virologia dall'ospedale di Pescara. Ma si sta parlando di picco, però io francamente penso, è un mio pensiero, che considerando l'alta trasmissibilità del virus e il fatto che oggettivamente la gente non si mette la mascherina al chiuso e comunque ci sono parecchi assembramenti, considerando pure che questi Omicron bucano parecchio il vaccino, e io penso che un vero e proprio picco, così come siamo abituati a considerarlo quando si parla di epidemiologia, in realtà non ci sarà. Io penso che ci sarà un plateau che in lieve ascesa, che piano piano trascinerà, diciamo, una numerosità elevata di soggetti in autunno. È il mio pensiero, però non sono un epidemiologo purista, quindi potrei tranquillo. Io sono più che altro un osservatore, ecco, diciamo, e quindi uno che diciamo empiricamente vede e studia pure un po' e si regola poi di conseguenza. Potrei tranquillamente sbagliarmi. Beh, quindi le chiedo, i casi non scenderanno? Secondo me no, secondo me non vedo come possano scendere più di tanto, anche perché fa decisamente caldo. È il momento quindi, diciamo, più avverso al virus. Ciononostante la circolazione c'è, ritorno a dire, la gente non mette più la mascherina, è un virus molto molto contagiante e voglio dire, per quale motivo dovrebbe diminuire la numerosità dei casi nei prossimi giorni? Ma torno a ripetere, è un mio modo di pensare, non sono un epidemiologo purista, quindi questi calcoli facciamoli fare a chi si occupa veramente di epidemiologia in maniera veramente scientifica. Altra questione, avere sintomi compatibili con quelli del Covid, ma il tampone è negativo, diventa positivo quando si sono affievoliti. Sempre più persone segnalano questo scarto temporale. Secondo me è possibile se quando si hanno i sintomi si eseguono i tamponi fai da te o comunque i tamponi, diciamo così, monocromatografici, quelli antigenici di prima generazione, che sicuramente hanno una sensibilità inferiore, quindi se questi soggetti al momento dei sintomi ad esempio vanno ad eseguire un tampone molecolare, sicuramente secondo me risulteranno positivi. Che cosa si prospetta per il futuro? Il problema è se la sottovariante indiana quando entrerà la sottovariante indiana anche nel bacino del Mediterraneo. Il problema è quello. Io penso a breve, perché questi sono virus che non hanno muri, non hanno confini, quindi la gente si muove, adesso poi è un momento di vacanze. In Inghilterra, in Gran Bretagna ci sono moltissimi casi e sappiamo che d'estate molti italiani ad esempio vanno a Londra o comunque nei dintorni, quindi secondo me la possibilità che possa arrivare qui da noi a breve è elevata. In attesa del vaccino a più ampio spettro in autunno, il virologo invita comunque ad accedere ai vaccini già esistenti. Sperando che a breve arrivi finalmente questo vaccino ridisegnato su Omicron e su Delta, che probabilmente ci darà un'arma in più nei confronti di questa virosi.